Siamo fuori dal Tribunale di Torino con un esponente di non una di meno Torino, pochi istanti dopo la notizia della condanna dell'imputato per violenze ai danni di una donna. Cinque udienze, voi siete stati in presidio in tutte le cinque udienze. Avete denunciato che la vittima di queste violenze è stata trattata come un'indagata, è corretto? Sì, è così, come lei e tantissime altre. Oggi sapere che su questo processo c'è stata una condanna ci fa pensare che almeno questa volta non è stata screditata la verità della violenza di una donna, ma ci fa pensare anche che aver preso parola su questo, essere state qua, non averla lasciata da sola, è la possibilità per tantissime altre che non sia così. Che come abbiamo scritto ogni udienza, sorella, noi ti crediamo dal primo giorno in cui ci dici che hai subito una violenza. E questo deve essere vero per tutte, per chi ha denunciato e non è stata creduta, per chi ha denunciato ed è stata creduta, ma ha dovuto attraversare, come in questo caso, mesi e mesi di umiliazioni in questo luogo e per tutte quelle che non hanno denunciato. Vogliamo che le donne siano credute quando subiscono una violenza e vogliamo che le donne smettano di subire la violenza. Ecco, quindi voi denunciate il fatto che la persona vittima, la donna vittima di queste violenze sia stata di fatto trattata come un'indagata. A vostro parere c'è un problema culturale nella magistratura e nell'avvocatura? A nostro parere c'è un problema culturale nella società rispetto a questo, perché la magistratura, l'avvocatura, le forze dell'ordine sono i primi con cui ci si relaziona in questi casi quando si denuncia, ma la dinamica dello screditamento della verità della violenza è una cosa che si riproduce in casa, nelle famiglie, con gli amici, sul posto di lavoro, dappertutto. Non è un problema specifico della magistratura, la magistratura ha una responsabilità di fronte a questo, come abbiamo detto durante queste udienze, è un problema culturale a livello sociale. La violenza sulle donne si sconfigge non solo con le parole, non solo con le regole, ma con il fatto che si creda alle donne quando la denunciano. Le donne non si inventano la violenza. Quando questo è quello che esce, è per un meccanismo di silenziamento della violenza subita. Grazie.